Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale, sono Filippo e sono qui con la mia personalissima recensione di Slay the Spire, titolo presente nel Game Pass che tutti dovrebbero quantomeno provare almeno una volta. Sì, perché Slay the Spire mischia in modo molto coraggioso, ma anche in modo estremamente interessante, la meccanica del roguelike con la meccanica del card game. Confusi? Io lo ero. Poi l'ho provato e dopo una quarantina di ore devo dire che sono rimasto abbastanza soddisfatto e molto stupito del prodotto. Ma andiamo a analizzarlo insieme. Allora, Slay the Spire ha alle sue spalle una trama molto banale, molto semplice. Noi siamo l'eroe che deve distruggere la guglia. Cos'è la guglia? Lo lascerò scoprire a voi. Mentre che parlo, comunque sto giocando. Cos'è la guglia? Lo lascerò scoprire a voi. Prima di entrare nel dungeon dovremo scegliere fra tre personaggi. Quattro se si conta quello dell'espansione, che però ad oggi non ho ancora preso. Abbiamo Defect, quello che sto attualmente utilizzando, che è un automa, come si può facilmente intuire. Automa che ha un mazzo di carte, appunto, che gira intorno alle caratteristiche dei globi. Infatti con Defect potremo costruire tre globi, come potete vedere anche dalle caselle sulla pressione. Per quanto comunque noi inizieremo ogni fight con il globo del fulmine, potremmo crearne altri due del fulmine, o perché no, di altri tipi. Quello del ghiaccio, che ci aumenta la difesa fisica in modo da resistere meglio ai danni che ci stanno per fare i nemici. Infatti vedete che hanno un coltellino sopra la testa, le due melme, per indicare che il turno dopo ci faranno rispettivamente 3 danni e 8 danni. Invece bloccando i danni, appunto così, semplicemente bloccheremo i primi 10 danni e in aiuto potremo usare i globi di ghiaccio che aumentano le nostre difese. Poi abbiamo quelli del fulmine, come detto, fanno danni. E poi abbiamo quelli dell'oscurità, che si limitano a creare buff o debuff su di noi, sull'avversario. Poi abbiamo Silent, la cacciatrice, che ha un mazzo che gira intorno alla meccanica del veleno. Avvelena gli avversari non tanto per avere dei benefici sul lungo periodo, in quanto il veleno dura qualche turno, 3 o 4, forse anche un po' meno, ma per avere degli effetti benefici subito, in quanto un nemico avvelenato, le carte che lei usa per avvelenare hanno costo 0 di mana, per intenderci, il mana alla Hearthstone, che quando arriva a 0 mana non puoi più giocare nulla. Dicevo, quando le carte che avvelenano costano assolutamente 0 mana, perché poi cominciano tutte le carte a combo, in quanto tutte le carte infliggono un X di danno in base alla potenza della carta, ma se il nemico, se il target della carta è avvelenato, subiscono X più effetti aggiuntivi, che può essere pescare carte extra, che può essere ricaricarsi il mana per giocare altre carte, che può essere danno addizionale, che può essere cura dei punti vita e così via. Quindi un mazzo che gioca molto sulla meccanica delle condizioni di veleno come turno 1, turno iniziale, per poi buttare sotto quella che è la strategia del mazzo. Per poi finire con Ironclad. Ironclad è il classico guerriero, Berserk, un mazzo ignorante, fatto di poche combo ma tanti danni, con possibilità di fare anche facilmente OTK, ovvero uccidere in un turno il nemico che vi si para davanti o i nemici che ci si pareranno davanti. Tutti i personaggi però cominciano con le stesse identiche carte, o meglio con lo stesso identico mazzo. Potrete rigiocare la campagna 100 volte. Comunque ogni personaggio ha le stesse carte di default. L'unico modo per aumentare il pool di carte, come potete vedere,
è uccidere nemici che vi si parano davanti, perché ogni qualvolta ammazzate un nemico potete scegliere fra tre carte da aggiungere al vostro mazzo. Tenete presente però che non sarà sempre l'aggiunta di carte il modo migliore per giocare e per vincere, semplicemente perché avere tante carte nel mazzo potrà portare irrimediabilmente a non riuscire a concatenare delle combo, proprio perché magari quella carta specifica che cercate non la trovate, perché è in fondo al mazzo, e questo potrebbe essere un problema. È però vero che avere tante carte vuol dire avere la risposta sempre pronta a qualsiasi situazione che vi si dovesse parare davanti. Quindi il rovescio della medaglia è sempre questo: la scelta poi starà a voi. Meglio poche carte per avere sempre la combo al 100% che entra, ma rischiare di essere scoperti contro alcuni tipi di nemici o alcune situazioni, o avere un mazzo con tante carte, ma poi magari non avere la carta giusta al momento giusto e fare quindi la fine del topo. Come fare per togliere carte? Perché voi avete visto che l'ho aggiunta sconfiggendo appunto i nemici, ma per toglierle dovrete semplicemente andare verso le icone del mercante, che sono le icone dei negozi. In questi negozi voi potrete, pagando questo simpatico individuo dalla faccia molto strana, potrete o aggiungere carte solamente del vostro mazzo, o meglio della vostra tipologia. Defect, il robot, non potrà mai trovare nello shop carte legate all'archetipo, alla classe di Silent o di Ironclad, per dire, ognuno ha le sue carte, ognuno ha il suo mazzo. Potrete però trovare anche due carte in colori, come potete vedere hanno il bordo tutto grigio. Sono le cosiddette carte artefatto, un po' come su Magic. Carte che possono andare in qualsiasi tipo di mazzo, indipendentemente che voi stiate giocando con Defect, con Silent o con Ironclad. Oltre a queste carte potete comprare anche gli artefatti, o meglio le reliquie. Io ne ho già due, come potete vedere in alto a sinistra. Una ce l'avete sempre di inizio, ed è sempre quella, e le altre potete mano a mano trovarle nel corso delle vostre run, oppure comprarle. Hanno prezzi più o meno alti in base alla loro utilità. Poi potete comprare le pozioni, che sono da usare in combattimento, e anche queste, in base al loro costo, hanno un'utilità, tipo questa, forse la più utile, quella che quando andate a 0 punti vita, anziché morire, rinascete con un terzo dei punti vita totale, utilissima nelle fasi avanzate, specie contro i boss più avanzati. Oppure potrete, guardate un po', rimuovere una carta. Se volete ridurre il vostro mazzo, o vi state accorgendo che state iniziando ad avere troppe carte e non riuscite più a cercare di fare quella combo specifica perché ne avete troppe nel mucchio, pagate questo simpaticone che prende una vostra carta e la butta via. Il problema è che si può fare solamente una volta per mercante, e ogni volta che lo fate aumenterà il prezzo della successiva di 25. Quindi 75 monete la prima volta, 100 la seconda, 125 la terza, e così via. Questi invece sono gli eventi casuali. Come potete vedere, due li ho bloccati perché non ho né la pozione né i soldi richiesti. Questa però è libera, ovvero posso dargli questa carta a costo zero agli occhi per ottenere una reliquia. La carta a me personalmente non interessa, l'avevo presa per farvi vedere come funzionava, quindi gliela offro anche più che volentieri. E mi dà una reliquia, che non mi ricordo neanche cosa faccia, perché sono talmente tante le reliquie. Ok, questa è molto utile, applica vulnerabilità a tutti i nemici, ovvero che per un turno, infatti vedete che il nemico ha un cuore con sotto 1, per un turno i miei attacchi faranno il danno impresso più il 50%, quindi colpo da 6 diventa, come potete vedere, 9, più che sufficiente per buttarlo all'altro mondo. Quindi sono tante le possibilità, tante le combo, non solo combo di carte, ma anche combo legate alle vostre reliquie, a quello che potete trovare, a quello che il dungeon vi offre, perché dovrete riuscire ad imbarcamenarvi nella vostra avventura nel dungeon alla ricerca dell'aguglia
con quello che il dungeon stesso vi dà. Quindi la vostra abilità nel sapersi adattare, nel saper creare combo con le carte che avete, nell'inventiva che avrete, sarà la chiave per andare avanti. E anche, ovviamente, con un pizzico di fortuna, che nei giochi roguelike si sa che non guasta mai, perché il drop è sempre casuale in tutto ciò che fate. Ci sono anche i falò, alla Dark Soul maniera, in cui potrete recuperare punti vita, non è questo il nostro caso, o potenziare le armi del mazzo, ovvero portarle al livello più 1, che è il livello massimo che una carta può raggiungere. Al livello più 1 la carta subisce un incremento di abilità, ma non ha mai incrementi né diminuzioni di costi, tranne dei rari casi appunto come scossa. Però, come potete vedere, è uno dei pochi casi in cui le carte tonda gelida non rimane, invece lancio e scossa sì. Non tutte le carte hanno questo, però per esempio scossa diminuisce il costo ma non cambia l'effetto, idem per lancio doppio, diminuisce il costo ma non cambia l'effetto, onda gelida il costo è lo stesso ma incrementa l'effetto. Quindi le carte avranno questa dualità: o si diminuisce il costo ma la carta rimane tale e quale, o si incrementa l'effetto ma il costo rimane tale e quale. E anche questa scelta sarà molto oculata, perché dovrete veramente vedere quello che vi serve in quel momento e per la vostra build. E soprattutto, se voi create, non potrete riposarvi, quindi non potrete di fatto recuperare punti vita. Quindi anche questa scelta non sarà mai casuale. Quindi sarà tutto legato a quello che voi vorrete cercare di ottenere dal mazzo e dal vostro personaggio. Concludo di questo uscendo dalla partita, perché tanto comunque era per farvi un po' vedere come funzionava, per farvi vedere anche le altre due modalità del gioco. Ecco qua sono i due personaggi, sì, ce n'è un quarto, me ne rendo conto, ma non ho il DLC come detto. Abbiamo la sfida del giorno, altra modalità, in cui ci sottopone a una run completa dei tre piani, stando a delle regole ben specifiche. In questo caso la fortuna vuole che il personaggio di oggi sia Watcher, ovvero quello del DLC, personaggio che io non conosco e non ho mai giocato, in cui però si fanno anche carico tre modificatori: due benevoli e uno, quello in rosso, malevolo. Quelli benevoli è appunto il Sealed, ovvero ci costruiamo il mazzo da un pool di carte ampio, quindi a scelta nostra, e differente, quindi potremo mischiare vari archetipi dei vari personaggi. Il drawback è che potremo scegliere due carte anziché tre fra un incontro e l'altro. Dopodiché abbiamo la partita personalizzata, dove sceglieremo il nostro personaggio, sceglieremo eventualmente il seed, se c'è qualche seed specifico che voi volete inserire. Sceglieremo i modificatori, che possono essere modificatori neutri, modificatori positivi o modificatori negativi, in base a quanto più difficile vogliamo fare la sfida. Ma non solo: dopo aver scelto i modificatori, potremo scegliere anche, puramente masochista, il grado di ascensione. Il grado di ascensione sta a determinare la difficoltà della sfida stessa. Si va dal livello 0, che è il livello che noi di base non avremo, fino al livello 20, dove si avrà più elite, più boss più pericolosi, elite più pericolosi, fino ad arrivare al 20, che è il livello massimo, con boss doppi. Giusto per farvi capire quanto può essere difficile. Nulla vi vieta di fare una via di mezzo, ovvero un'ascensione magari 20, giusto per testare la vostra abilità, e magari mettere qualche modificatore benevolo, oppure di volervi completamente male con voi stessi e mettere tutti i modificatori negativi più ascensione 20, giusto per vedere quanto poco durerete dentro il dungeon. Una partita a Slay of the Spire dura comunque molto poco, siamo meno di un'ora per raggiungere il boss finale e batterlo, cosa che comunque non avverrà nelle vostre prime partite. Mettetelo in conto che morirete tante e tante e tante volte, però forse è questo il bello di questo gioco,
l'essere, arrivare a un certo punto e morire, e voler ricominciare solamente per il gusto di riprovare, magari con carte diverse, con combo diverse, con situazioni che si vengono a creare all'interno del dungeon diversi, con un premio iniziale datoci dalla balena, dell'aguglia, diverso, anche qua tutto in modo casuale. Insomma, tanta casualità, forse anche troppa in alcuni tratti, specie se si va a sommare al fatto che è un gioco di carte. Quindi già il gioco di carte di per sé ha elementi di casualità. Card game più roguelite vuol dire casualità più casualità. Quindi verrete da sé che è un gioco con molta casualità. Ma non pensate che non c'entri anche l'abilità, perché la vostra abilità, la nostra abilità, starà nell'organizzarci con quel poco che abbiamo. E fidatevi quando vi dico che una partita tira l'altra, che una morte non è una morte, ma un voler ricominciare e riprovare, quando non c'è frustrazione, ma c'è solamente un grado di sfida molto personalizzabile grazie all'ascensione e ai modificatori, oppure un grado di sfida nudo e crudo, scegliendo semplicemente il personaggio e andando ad affrontare la guglia. Questo, ragazzi, era più o meno tutto. Io non posso fare altro che consigliarvi di giocare e di provare Slay the Spire, titolo comunque disponibile anche sulle altre piattaforme. Quindi, se avete un Game Pass, dateci un occhio. Se magari non avete la console Microsoft e avete console rivali, provatelo comunque, perché fidatevi che ne potrebbe valere veramente, veramente la pena. Questo era tutto e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!